Buongiorno a tutti, grazie all'AIFI Veneto dell'invito a presentare una tesi di laurea triennale. Sono Gabriella Marini, la nuova coordinatrice del corso di laurea dell'Università di Padova da pochi mesi. Il lavoro che vi proponiamo è stato realizzato da Elena Paiani. La studentessa ha messo a fuoco una fase del lavoro del fisioterapista che a volte non ha lo spazio che merita, che è la fase di educazione preoperatoria all'intervento chirurgico per una migliore ricaduta in outcome nel post chirurgico. Il lavoro è stato svolto presso l'USL 3 Serenissima di Venezia, grazie anche alla disponibilità del dottor Andrea Mitti, responsabile dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda stessa. Buon ascolto. Buongiorno, sono Elena Paiani, fisioterapista neolaureata presso l'Università degli Studi di Padova. Ringrazio AIFI per l'opportunità data, la mia relatrice Gabriella Marini e il correlatore, dottore ortopedico Andrea Mitti, dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Nella mia tesi tratto lo strumento dell'educazione terapeutica come nuovo strumento fisioterapico per i pazienti che si devono operare di ricostruzione della cuffia dei rotatori di spalla. L'educazione terapeutica è riconosciuta dall'OMS per agire in prevenzione attraverso la comunicazione, per riabilitare attraverso l'apprendimento e per migliorare l'empowerment del paziente. In questa tesi, questo strumento viene utilizzato in ambito preoperatorio per comunicare con un paziente ancora coinvolto, concentrato e con uno stato emotivo positivo per apprendere e memorizzare informazioni essenziali per il decorso postoperatorio e la futura riabilitazione in fisioterapia. Infatti, durante il tirocinio nell'area ortopedica è stato riscontrato che chi si deve operare alla cuffia dei rotatori incontra il fisioterapista poco dopo l'intervento. Riceve dunque le informazioni essenziali per gestire la fase post-operatoria e quelle per prevenire le note complicanze secondarie. Il problema riscontrato è che il paziente riceve sì le informazioni, ma in un contesto in cui non è completamente predisposto a memorizzare queste, rischiando così di gestire in modo non ottimale il decorso post-operatorio, influenzando la sua qualità di vita. Da qui è nato l'obiettivo della tesi, pianificare ed attuare un programma di educazione terapeutica preoperatoria e migliorare così la gestione della prima fase postoperatoria, verificarne applicabilità ed efficacia al fine di rispondere a queste due ipotesi. Per realizzare il progetto si è creato uno studio pilota in cui i 12 pazienti partecipanti sono stati divisi in due gruppi. Uno ha seguito il protocollo vigente presso l'unità di ortopedia e l'altro ha partecipato alla nuova proposta, che prevedeva, nel giorno preoperatorio, il momento di educazione terapeutica. Questa è stata organizzata attraverso un incontro orale, la proiezione di un file PowerPoint come supporto grafico, la risposta ad eventuali domande da parte del paziente e la consegna di una brochure appositamente realizzata. Ad entrambi i gruppi, a 45 giorni dall'operazione, sono stati somministrati questionari sulla qualità di vita Short Form 36 e il questionario per il gradimento del percorso terapeutico. Sono stati svolti, inoltre, due incontri con l'equipe di fisiatri e fisioterapisti del reparto, prima e dopo la messa in pratica del progetto, affinché esso potesse essere integrato nel sistema della struttura sanitaria e potesse avere, a seconda dei risultati del lavoro, una ricaduta pratica e utile. Sono state analizzate in modo descrittivo le risposte e si è valutato che il gruppo sperimentale riporta un trend di risposta più positivo rispetto agli item sulla qualità di vita, a parità di intensità di dolore con il gruppo di controllo. Estremamente positiva è risultata la soddisfazione del gruppo sperimentale per il percorso terapeutico preoperatorio effettuato. Da ciò possiamo concludere che l'educazione terapeutica preoperatoria ha un'applicabilità positiva, è utile ed efficace all'interno di una realtà ospedaliera. L'equipe riabilitativa dell'ospedale dell'Angelo di Mestre ha approvato il progetto, affermando che potrà adottare in futuro questo strumento fisioterapico, inserendolo nel progetto riabilitativo per poter rinnovare il protocollo, con l'utilizzo della brochure e dei file appositamente creati. Grazie per l'attenzione.